Guarda, braccia recenti. Sono passati di qua. Ricky, procediamo con cautela. Ci siamo. Dove sta? I soldati di Nadine, scommetto. Hanno la mano pesante con la dinamite. Solo un imbecille la userebbe qui sotto. Sì, non sono molto svegli. Aspetta. Una specie di trappola mortale? Sì. Ma Sam e gli altri sono riusciti a superarla. Basta seguire le tracce. Oh. Sarei più tranquilla se non scricchiolassero così tanto. Cerca solo di non allontanarti dalle impronte. Cosa? E... andata. Oh. Elena, guarda. Le tracce si fermano qui. Deve essere crollato dopo il loro passaggio. Ehi, basterà togliere di mezzo questo. Sì. Cavoli. Cerchiamo un'altra strada. No, non mi lasciare proprio ora. Merda. Forza. Ancora l'accendino di Sam? Sì, ottima idea. Andiamo. Dai. Scarico, è ovvio. Ha fumato come una ciminiera per tutto il viaggio in barca. Tranquillo, ho dei fiammiferi. Davvero? Ovvio. Ecco fatto. Scusa, un attimo. Ciao. Di qua. La mia testa. Ehi, qui. Grazie, sei stata previdente. Uno dei due deve esserlo. Forza, cerchiamo un passaggio. Che atmosfera romantica. Hai uno strano concetto di romanticismo. Sì, è vero. Mette bene, se ti spingo? Sì. Andiamo. Ok, forza, dai. Ok, vieni su. Ok, grazie. Occhio alla testa. Sì. Attenzione. Wow. E questo cosa sarebbe? È inquietante. Le mani che mi derubarono. Ormai Avery non tentava neanche di nascondere la sua follia. Questo posto non mi piace.
E anche a me. Andiamocene. Ehi, guarda. A Avery avanzavano delle gabbie. Kebe. Cosa? Si chiamavano Kebe. Sicuro? Sì. Odio quando fai la sapientona. Kebe. Stai bene? Sì, più o meno. Che cos'era? Una trappola. Avery non voleva proprio nessun intruso qua sotto. Ok, sta attenta. Io? Sei tu che ci sei salito sopra. Ok, starò attento. Sì, per ora a posto. Preferisco tenere le distanze. Già. Merda. Stai bene? Sì. Beh, ora sappiamo cosa ha provocato le esplosioni di prima. Sì, ora capisco il motivo di tutti questi crolli. Nate, ho trovato una scorciatoia. Sicura sia una scorciatoia? Mi piace essere ottimista. D'accordo. Altri ciondoli umani. Oh, cavolo, altre mummie. Non esplodete, per favore. Ehi, a te. Ho chiesto per favore! Faccia bene a respirare questa roba. Nate, stai bene? Bene, bene. È peccato non avere tappi per le orecchie. Sto urlando? Nate, attento. Sì. Qui Avery ha scelto lo stile egizio. Peccato che queste mummificazioni non siano state volontarie. Abbiamo ritrovato la pista. Le impronte vanno di qua. Di scatola in vista? Ci sono abituata. Era una frecciatina su di me? No, calmati, ok? No, calmati tu. I nostri amici devono essersi distratti. Nessuna traccia di Sam. Lo troverò. Elena, riparo! Così farete crollare tutto! Uscirai vivo! Divertito. Come on.
sulle mummie esplosive di Avery. Andiamo a prendere quei razzi. Buona idea. Le buche che mi infamarono. Non oso immaginare il suo albero di Natale. Non vedo il fronte. Forse ci siamo allontanati dal percorso dei morti. Dai, cerchiamo di recuperare. Ma ciao. Ehi, quindi gira intorno? Sembra di sì. Qui devono aver combattuto. Sì, i pirati di Tew e quelli di Avery. Scusa. Ehi là. Sembra una chiave. Cos'è quel messaggio? Vediamo, è di Tew per i suoi uomini. Possiamo usare la chiave per uscire. Fantastico. Sul retro ci sono dei simboli. Dai, cerchiamo una serratura. Oh, mamma. Per esplodere, eh? No? Tu invece? Questo tizio doveva essere paranoico. Ok, ok. Avete finito? Ottimi riflessi. Grazie. Le ossa appese erano più inquietanti. Anche questi non scherzano. Ma gli darei un 3 su 10. Io dico 4. Ah sì, 4. E si sono tappate le orecchie. Sì, stiamo decisamente scendendo. Ok.
Un'altra trappola mortale? Già, nessuna in punto da seguire. I simboli corrispondono a quelli sui pali. Tio aveva spiegato ai suoi uomini come superare le trappole. Ok, partiamo con il piede giusto. Seguimi, d'accordo? Sì, ma fai attenzione. Faccio sempre attenzione. Parla quello che ha fatto esplodere tutte le mummie del circondario. Beh, sai, non ho molta esperienza con le mummie antiuomo. Scusa. Fin qui tutto bene? Sì, tocchiamo ferro. Meglio di no, magari è manomesso. Sì, giusto. Uscita. Mio Dio, questi sono i resti degli uomini di Tiu. Sì, probabile. Avery amava infliggere pene esemplari ai propri nemici. E amava ancora di più far esplodere le mummie. Già, cerchiamo di muoverci con cautela. Chiave. Ehi, sei una trappola? Beh, non abbiamo molta scelta. Oh, mamma. Ma ho un buon presentimento. Sì? Forza. Ok. Saltate in aria. Non è che avresti un coltello, vero? No. Ma quel tizio ha una spada. Ecco, aiutami a farlo dondolare.
Ai vecchi tempi, eh? Elena? Elena? Ehi! Ehi! Elena, andiamo! Elena! Il mio eroe. Dimmi che non l'hai fatto. No! Non è divertente! No. Oh, tu ne hai combinate di molto peggio. Oddio, mi hai fatto venire un cazzo d'infarto! Oh, fammi sentire. Cosa? E sembra in forma. Lo sai che questo pareggia qualsiasi cosa io abbia combinato in passato? Sì, proprio tutto. No, no, neanche per sogno. Guarda, il fango ovunque. Ti ha mai detto che hai uno strano concetto di romanticismo? Sì. Qualcuno me l'aveva già fatto notare. Bel discorso. Un bel discorso. Quello deve essere Sam. Forza. Almeno gli spari ci dicono che è ancora vivo, per ora.